Amici, il video di oggi è in collaborazione con Curve. Che cosa fa Curve? Praticamente prende il tuo portafoglio con tutte le carte di diverse banche, anche le carte fedeltà, e le ficca tutte in un'unica app e in un'unica carta, in modo da avere ogni cosa a portata di mano quando serve, sia in Italia che quando si viaggia. E specialmente quando si viaggia i vantaggi sono tanti, a seconda del piano che si va a scegliere. Di base Curve è gratis, ma per esempio c'è anche il piano Metal, che è in abbonamento, che ti consente di avere l'accesso alle lounge aeroportuali, l'assicurazione in tutto il mondo e assicurare persino il telefono. Quando si viaggia è molto utile approfittare di tassi di cambio super convenienti per non sprecare soldi quando li devi cambiare, e ritiri gratis agli ATM per non sprecare soldi quando li devi ritirare. Cashback e vantaggi anche quando devi prenotare un volo su EasyJet, un hotel su Booking, una corsa su Uber, comprare su Amazon, Disney Plus e Netflix, e anche quando vai a fare la spesa. In Spagna ad esempio c'era il cashback per il Mercadona. Dimenticavo, ci sono anche 5 euro di bonus. Quindi, per ogni altra informazione, vi invito ad andare a dare un'occhiata a tutti i link che vi lascio qua sotto nella descrizione. Ringrazio Curve per la collaborazione e auguro a voi tutti buona visione. Sembra quasi una canzone. È finita la clip? Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Bentornati in Uganda. In questo momento stiamo facendo i bagagli perché tra poco lasceremo il lodge dove abbiamo dormito per le prime 2 notti e ci dirigeremo da un'altra parte. Comunque in questo momento si sente una musica provenire dal villaggio che c'è qua fuori, che parte esattamente tutte le mattine alle 7. Non so se è l'inno dell'Uganda, comunque è tipo una musichetta della sveglia. Vabbè, tutto ciò per dirvi che ieri sera quando siamo arrivati c'era un elefante fuori dall'ingresso del nostro lodge. Abbiamo detto: ah, che bello, un elefante. Stamattina abbiamo visto degli escrementi che dovrebbero essere di ippopotamo. Qua vicino c'è un lago e mi sa che gli ippopotami sono arrivati fino a dove facciamo colazione. Iniziamo la giornata di oggi. Sì ragazzi, buongiorno. Com'è? Sto molto meglio. Sei ragazzi meglio. Sto molto 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 meglio. Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Ormai ho iniziato a dirlo in tutti i video. Sono carico come un cammello. A Kalinzu il giorno dopo e non passare da qua dai sciacchi. Direi che ci siamo. Bene. Mitico Hamid, siamo pronti a ripartire. Ciao. Ciao amici di Che Simona. Piccoli che siete di così. Carlo ha un modo tutto strano. Ok, allora adesso stiamo salendo su un po' di asfalto, però a quanto pare la giornata di oggi prevede tantissimo sterrato. Ragazzi, sto molto meglio oggi, Nick è contento perché sto bene. Allora, lasciamo la zona del Queen Elizabeth National Park e ora andiamo verso la zona di Ishasha. L'ho detto bene? Sono dei pavoni che hanno fatto dei figli con delle quaglie. Una Young Eagle appollaiata proprio davanti a noi. Mi sa che devo mettere il teleobiettivo anche stamattina. Sarà impantanato? O magari anche può anche essere rotto, eh. Niente. In mezzo alla savana trovi la coda. Ci sono dei camion fermi in mezzo alla strada che a un certo punto è diventata tutta fango. Hamid è sceso per vedere un po' la situazione e capire se riusciamo a passare almeno noi che abbiamo il fuoristrada. Squack. Comunque è meravigliosa questa strada che taglia la savana, un po' traballante, mi sballotta su tutto, sono un po' fuso. Per farvi capire, ci troviamo nel punto che abbiamo fotografato quando ci siamo fermati sulle montagne, punto panoramico il primo giorno. Tra l'altro è pieno di escrementi di elefante. Sono passati qui un sacco di elefanti stanotte. Miami! Siamo scesi così Ami dalla macchina un po' più leggera per provare a passare in mezzo al fango. Madonna, guarda! Ha sparato la palla addosso a tutti, che matto! Avremo le scarpe belle squacquerelle dopo questo pezzo. How much is the camera? How much is the camera, mi ha chiesto il tipo. Andiamo via. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato il pantano. Sto cadendo. Adesso io non sono un esperto, ma mi sembrano orme di un felino. Può essere? Iena? La tipica iena felina. Sono tutte formiche rosse queste.
attraversare la strada c'erano anche delle bellissime formiche rosse che sono solenti saltare sulle gambe di quelli come me che hanno i pantaloncini corti, quindi ce ne siamo andati abbastanza in fretta. A quanto pare si slitterà, Hamid ci ha consigliato di tenerci forte perché è come pattinare adesso con il Land Cruiser. Letteralmente una gang di babbuini in mezzo alla strada. Quanti sono? Impossibile contarli. La maggior parte hanno anche i piccoli sulle spalle. E là c'è la foresta di Maramagambo. La foresta di Maramayonchi. Che stupidi. È impantanata, abbiamo trovato un altro punto in cui è tutto fangoso e ci sono dei camion fermi che bloccano il nostro passaggio. Infatti adesso un 4x4 davanti a noi sta provando a circumnavigare un camion e sicuramente dopo proveremo anche noi a farlo. Io non sono sceso perché non volevo infangarmi ulteriormente. Ho fatto bene, fratello. Ci avviciniamo al terzo ingorgo, la Jeep davanti a noi ancora non è passata, c'è un camion che è parecchio inclinato e dei ragazzi dietro stanno cercando di spalare via la terra per riuscire a farlo ripartire. Secondo me questo è un po' l'ingorgo più grave, manca proprio lo spazio per farci passare. Anche questo, dante a sinistra c'è quello là, blu, guarda. Sì. E con le moto riescono a passare, però mi sa che noi dovremo aspettare un bel po'. Andiamo a vedere. Ne farei una mezz'ora. La nostra guida ci ha appena detto di non fare troppi video qui perché siamo vicino alla frontiera con il Congo e ovviamente non sappiamo chi è questa gente, quindi meglio stare un po' sulle nostre. Ci sono due camion che sono andati fuori strada nello stesso punto e praticamente non ci permettono di passare, hanno bloccato completamente il passaggio. Secondo me qui perderemo delle ore. Ragazzi, approfitto del fatto che siamo fermi per farvi vedere il nostro mezzo. Praticamente arrivano dal Giappone al porto di Mombasa oppure addirittura in Sudafrica. Li comprano, sono in versione pick-up che arriva fino a qui, per farvi capire. Da Carlo in poi non c'è e quindi lo costruiscono loro. Questo Toyotone Land Cruiser può ospitare fino a 8 persone. Il tetto si alza perché è una macchina da safari, si alza dietro e si alza anche davanti. C'ha lo snorchelone tutto figo, i ruotoni da 4x4 e tutte quelle cose che un esperto di macchine saprebbe spiegarvi meglio di me. Viva Lecce! Viva Lecce! Viva Lecce! Viva Lecce! È molto comodo, come vedete dentro è super spazioso, c'è anche l'estintore. Forza Lecce! E anche il kit di pronto soccorso. I finestrini dietro quando li apri fanno lo stesso rumore del barrito dell'elefante. Guardate che ci sono anche le prese elettriche. Sapete già dove voglio andare a parare. Che figata sarebbe averne uno e camperizzarlo. Non sapevo che qui costruissero tutta la parte posteriore. Sì, perché praticamente arrivano dal Giappone e hanno sì, già la guida dal video già. Hanno già la guida dalla parte giusta. E poi non avendo una targa africana di un altro paese è molto più facile quando poi li portano in Uganda e li utilizzano per lavorare. Queste sono proprio le macchine ufficiali dei safari, usano tutti queste. E mi ha scioccato sapere che anche se è un
modello vecchio, vengono ancora prodotti e arrivano dal Giappone. Cioè noi stiamo andando in giro per l'Uganda su una macchina giapponese. Comunque è molto meglio del Defender di Claudio. Mamma Claudio. Bello il Defender, ma preferisco questo qui. Comunque stanno scavando sotto le ruote. Frecciatina Claudio. Scusa Claudio. Scusa Claudio. Ovviamente davanti hanno anche fior fior di bullbar, perché non sai mai quale animale ti puoi trovare sulla strada. Ho notato soltanto adesso avvicinandomi che il camion rosso sulla destra ha le scritte sopra in cinese. E i cinesi hanno fatto tantissime strade qua in Uganda. Quella che abbiamo percorso noi prima è stata fatta dai portoghesi, però hanno fatto, cioè, tante strade le hanno fatte i cinesi. Tra l'altro, se avete notato, ci sono uno e ben due serbatoi. Quanto costa la benzina in Uganda? Poco meno di un dollaro al litro, che può sembrare pochissimo per noi, cioè per noi è conveniente, però raga, fidatevi che per loro è tantissimo. Cioè meno di un dollaro al litro comunque sono un sacco di soldi per loro. E ti prudevano le scarpe. Abbiamo scelto il posto perfetto in cui fermarci, perché non c'è alcun tipo di connessione, quindi siamo isolati totalmente. Non so quanto tempo è che siamo qui, però hanno trovato il modo di spostare un minimo il camion di destra, quindi adesso cercheremo di infilarci tra i due per riuscire a passare. Intanto vediamo se ce la fanno quelli della Jeep davanti. Madonna. Oh yeah. Bellissimo. We pray for the next. For the next. A un certo punto ci siamo liberati di tutti gli ingorghi e abbiamo potuto percorrere il tratto di strada rimanente per arrivare fino all'ingresso del parco. Questo è un altro ingresso del Queen Elizabeth National Park. Ci sono delle fantastiche scimmiettine che si coccolano su queste panchine. Queste sono le classiche scimmiette africane che, quando hanno un po' di confidenza con gli esseri umani, arrivano e ti rubano qualsiasi cosa. Io ho visto scene assurde: saltano, aprono gli zaini, riescono a usare le zip, riescono addirittura ad aprire le bottiglie, a svitare i tappi. Secondo me, se si accorgono che abbiamo delle banane nella Jeep, è finita. In fondo ci sono alcune case con i tetti di paglia e qui c'è il cartello che segna l'ingresso al Queen Elizabeth National Park, nella zona famosa per i tree climbing lions, ovvero i leoni che stanno sugli alberi, perfetti per le foto. Noi ne abbiamo già visto uno, quindi se oggi facciamoci lecca non è un problema. Nick, sulla porta del parco ci sono tutti gli adesivi. Ce li hai tu ahí? No. Ce n'è uno tu. Ce l'hai un adesivo si vuole? Sì. No. Si vede che qua non ci sono tantissimi turisti, perché le scimmie sono vicine ma non sono troppo abituate all'uomo, grazie alle mie due lauree in animalismo. Perché mi continui a fare clip oggi? Praticamente siamo a Ishasha, a pochi chilometri dal confine col Congo. Abbiamo detto solo 12 volte. Allora ti dico un altro aneddoto. Stavo facendo pipì nell'urinatoio e c'era una scimmia che mi stava guardando mentre stavo facendo pipì. Mi sentivo un po' in soggezione. Dai, proviamoci a vedere se troviamo i tree climbing lions, che salgono sugli alberi nelle giornate in cui fa particolarmente caldo per rinfrescarsi. Quindi a un certo punto arriveremo in una parte di parco dove ci sono tutti gli alberi, dove i leoni si appollaiano sopra per farsi fotografare da me. Speriamo. Se notate, qui la terra è tutta nera perché praticano degli incendi controllati che servono a prevenire incendi spontanei ben più gravi. Quindi ogni tot bruciano per evitare che, magari, non so, il fuoco arrivi fuori dove ci sono anche i villaggi. Guardalo, guardalo. Due. Maschio? Hamid, ma dove ci porti? Anche Hamid è incredulo. Un leone sull'albero. All'ombra. Possiamo dire che sono appena arrivati.
Ragazzi, intanto che vi spiego questa cosa, potete guardarmi le spalle perché non vorrei che uscisse un animale mentre vi sto raccontando. Allora, questo che è appena successo è un fatto più unico che raro, perché abbiamo visto non soltanto i tree climbing lions, ne abbiamo visti due sullo stesso albero, che erano addirittura due esemplari maschi, uno un po' più giovane perché aveva poca criniera e uno molto più vecchio che era quello dietro. Questa cosa, cioè, non succede mai e soprattutto siamo stati i primi ad avvistarlo. È tutto merito di Edo e di Hamid, le nostre guide, perché stavolta non ci hanno telefonato per dirci: oh zio, guarda che ci sono i leoni. Cioè, non è andata come i leopardi. Questo è stato proprio un nostro avvistamento. Nostro, loro. Cioè, io non li avevo visti, non ci vedo così lontano. Però hanno i binocoli, hanno notato che c'erano delle sagome sull'albero. Albero che tra l'altro era anche, guarda la fortuna, vicino al sentiero, dove noi potevamo passare tranquillamente senza dar fastidio agli animali. Se ci avete fatto caso, questi leoni non hanno il collare, a differenza dei leopardi. Questi sono gli ippopotami. Qua dietro è pieno di ippopotami, dopo vi racconto. Forse mi conviene andarla a vedere, sta succedendo qualcosa. Beh, comunque questi leoni non avevano il collare, perché avendo la criniera sarebbe un po' troppo difficile farglielo indossare e rischia che gli dia tanto fastidio. È molto più facile metterlo alle leonesse per monitorarle, anche in caso di bracconieri, come vi ho spiegato nell'altro video. Ci troviamo sulla sponda ugandese degli Shasha River, che divide l'Uganda dalla Repubblica Democratica del Congo. Cioè, ragazzi, di là non ci posso andare perché qua è pieno di ippopotami. Che spettacolo. Ho fame. Rolex. Vengo. Ecco qua. Ok, è molto buono. Il chapati è tanto diverso da quello dell'India, che mi manca molto. È più spesso e anche un pochino più unto. Il ripieno è quello degli involtini primavera. Io tra l'altro mi sono appoggiato alla macchina che è tutta sporca di terra e non mi sono ancora fatto una doccia quando sono arrivato in Uganda. Poi c'è la bananina. Cos'è che c'è dentro qua? Patate? Che bel sabato. In Uganda è uscito il sole. Sto pranzando in compagnia di un po' di ippopotami, guardando il confine con la Repubblica Democratica del Congo. Che sballo sto viaggio, ragazzi. Spero che vi stiano gasando questi video, che a me registrarli e l'idea di doverli montare mi gasa tantissimo. E mi gasa ancora di più il fatto che qui si sta troppo bene. Io mi immaginavo di morire di caldo. Sono abituato, però insomma, eviterei anche. Qui invece si sta da Dio. Infatti penso che l'Uganda sia un posto top per quelli che sognano l'Africa ma non sopportano il caldo. Secondo me quando faremo i tour qua con Sivola, raga, saranno delle robe fuori di testa. Ovviamente ancora non si possono fare, però boh, magari ora che metto questo video qualcosa cambia, speriamo. No, non è cambiato ancora nulla. Facciamo un po' di mukbang africano? Sarebbe. Stai bene? Sì, assaggio un morso, dai, un morso. Saluto tutto per terra. Non male, Non male, sì. Meglio del mio panino, di sicuro. Che spettacolo di viaggio stiamo facendo. Bellissimo. Madò, è mega comodo questo letto. Questa, ragazzi, è la mia stanza qui al lodge, che mi ospiterà la notte precedente all'incontro con i gorilla. È una stanza molto fredda perché non c'è riscaldamento, abbiamo soltanto la corrente generata dai pannelli solari per le luci. Non quella luce, quella l'ho messa io per registrare il video. Ho fatto una clip per il video che uscirà su Human Safari e abbiamo lasciato le nostre cose a caricare un'oretta nella hall. Ho caricato tutte le batterie, anche un po' il telefono, perché la giornata di domani sarà super importante. Non voglio farmi trovare impreparato, quindi anche il caso che dorma adesso, perché voglio riposare. Sono agitato, raga, domani vado a vedere i gorilla. Il video dedicato ai gorilla uscirà su Human Safari. Quando? Bella domanda. Ci vediamo al prossimo video. Datevi a vedere tutti i link che vi lascio in descrizione e grazie per aver visto il video fino alla fine.